chiunque l'ha fatta ha fatto un capolavoro. È vero, bellissima, bellissima. Perché, però... mi chiedo io, perché ma guardi, deturpare Ischia? Ma è un dibattito aperto. Quando per le trivelle c'è il nord, ma che no, è già deturpato naturalmente. Adesso, no, allora, senta, non cominciamo col nord. Tra Bergamo e Brescia. Lasci stare. È una distesa di trivelle, addolcirebbe il paesaggio. No, no, non si permetta, guardi. La lavorazione degli idrocarburi migliorerebbe anche l'aria. No. Gli stessi abitanti del nord potrebbero vantarsi di avere qualcos'altro oltre ai capannoni in eternit. Allora non ci sono solo capannoni di eternit. Tra l'altro le trivelle al nord sarebbero pure il meno, visto come stanno messi al Parco Sempione a Milano. Ma cosa? Ma no, ma adesso non c'è. Sono tutti che al Parco Sempione pullula di extracomunitari Vietcong macete. Ma che? Gli assassini di Kennedy nascosti tra le siepi. Assassini di Kennedy. Per non parlare di Genova infestata da bande di Apache con le frecce infuocate. Quello purtroppo. A Torino poi quando scendi col cane non lo porti a fare i bisogni ma a fiutare le mine interrate dai narcos sudamericani. Ma cosa sta dicendo? Ma non invece in campagna tutto questo non esiste perché esisto io. Certo. Senza di me questa regione sarebbe una terra desolata e senza vita, una terra senza anima e senza poesia, una landa arida e dall'aria irrespirabile, in una parola senza di me qui sarebbe tutta Lombardia. No!